Francesco che ci illustrerà. E poi lui con la diocesi, insieme ad altre due tre diocesi della Puglia, ha realizzato il progetto del presidio. Poi ci dirà che cosa consiste questo progetto della Caritas Italiana. Mi sentite se parlo senza microfono? Ah. Sì, benissimo, perfetto. Così ho cercato di preparare un po' di immagini, così è più semplice anche per me. Allora, non so se vi siete mai posti la domanda: ma chi ha inventato la migrazione? È bella questa frase di Immanuel Kant, questo filosofo tedesco, che dice che la superficie della Terra, essendo sferica, comporta che gli uomini non possono disperdersi all'infinito. Ma quando faccio gli incontri con le scuole dico ai ragazzi: provate a mettere una pallina su un piano inclinato e questa pallina quasi naturalmente va a finire da un'altra parte. Quindi il fatto che il Padre Eterno abbia fatto in qualche modo la Terra sferica, quasi che la migrazione è un fenomeno naturale. Infatti ho scoperto che anche, lo sapete, nella natura c'è la migrazione, non è che migrano solo gli uomini, ci sono gli insetti che migrano, e migrano anche in grandi sciami. Qualcuno addirittura fa distanze, come le farfalle, la farfalla monarca, addirittura 4.000 km. I pesci che migrano per diverse motivazioni, quelli per cibo, quelli per riprodursi. Alcuni dicono, scienziati, che non si sa ancora la motivazione perché alcuni pesci migrano, alcuni fanno grandi spostamenti da acque calde a acque più fredde, ma anche nella profondità, dalla parte superficiale alla parte più in basso, quindi una sorta di migrazione dal nord a sud, da est a ovest. E anche gli uccelli migrano, sapete benissimo che quando vedete le rondini su Lucera non stavano parcheggiate a Foggia, insomma vengono da più lontano, così. E così, anche se gli uomini, è naturale che migrino, no? Dice l'OIM, l'Organizzazione Internazionale sulle Migrazioni, che 232 sono i milioni degli uomini che migrano nel mondo, e non è soltanto una migrazione dal sud al nord, molte volte la migrazione è anche sud-sud. Ci dicono che sta aumentando la migrazione, cioè gli uomini che migrano nel mondo aumentano, ma è anche vero che se la migrazione è un fenomeno naturale e se la popolazione mondiale aumenta, siamo arrivati a 7 miliardi, aumenta anche la migrazione. Però attenzione, naturalmente gli uomini non migrano, c'è una sorta di diritto e volontà di restare nella propria terra. Infatti, se la popolazione mondiale è di 7 miliardi e migrano 232 milioni, vuol dire che migra solo il 3,2% della popolazione mondiale. Tutti vogliamo stare comodamente a casa nostra, e se migriamo è perché magari c'è una causa di forza maggiore. Se siete anche cristiani, dovete sapere che crediamo in un uomo, Gesù, vero Dio e vero uomo, ma che è stato un migrante. E dice il Vangelo che abbiamo ascoltato nel tempo di Natale: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Cioè, il Dio Padre chiama, ecco, quasi Gesù dalla zona, ecco, poi di destinazione. È bello pensare anche che forse il Signore sta chiamando i migranti. Europea.
Allora, ho detto queste cose perché, che bella foto, queste sono le foto che si vedono spesso nei nostri centri Caritas, no? Dove i bambini di colore, sono tutti di colore, perché uno è bianco, uno è più scuro, uno è giallo, no? Ecco, siamo tutti di colore, anche noi siamo di colore, perché abbiamo un colore, siamo trasparenti, e quindi ecco, i bambini tra loro scherzano, si abbracciano, sono gli adulti che si fanno problema e si fanno un pochettino la guerra. Attenzione, in Italia ci sono 60 milioni di italiani e quindi gli stranieri in Italia residenti sono 4 milioni e 9, 5 milioni diciamo, arrotondiamo, poi ci mettiamo anche quelli magari irregolari, quindi la percentuale, dicevo prima, è dell'8,1%, quindi siamo al di sotto della media europea. La metà sono donne, attenzione a questo dato perché ci servirà più tardi. Vado un po' veloce. Quando si parla di invasione è una vera menzogna costruita, perché in Italia si fa una cosa, si costruisce prima la paura nelle persone e poi arriva il Messia che ti salva, se voti me ti salvo da sto problema. Ormai si sono vinte le elezioni su questi fatti. Allora, in Italia non c'è nessuna invasione. Secondo l'AIRE, Associazione Italiani Residenti all'estero, ci sono 4 milioni e 6 di italiani all'estero. Mio fratello vive in Germania, vieni italiano in Germania, anch'io ho lavorato in Germania quando nei tempi prima del seminario per sbarcare il lunario, quindi ecco, ci sono tanti italiani all'estero e ci sono gli stranieri in Italia, che vedete più o meno è la stessa quota, poco più gli stranieri, è solo un circolo naturale, non c'è nessuna invasione. E questo lo dicono, no, non lo dice il prete, lo dice il dossier immigrazione, rapporto immigrazione, che fa riferimento ai dati Istat. Attenzione, l'Italia è una terra di passaggio, è la porta dell'Europa. Gli sbarcati nel 2014 furono 165.000, un numero alto, irrisorio rispetto al Libano, che pur avendo 9 milioni di abitanti ha accolto 1 milione di sfollati. Però poi sono rimasti 70.000 in accoglienza, molti hanno continuato il viaggio. Anche noi abbiamo accolto una sera, mi ricordo, la prefettura ci mandò 5 eritrei ragazzi, hanno fatto il B&B, hanno dormito, fatto la doccia, hanno dormito la mattina, sono scappati per continuare il viaggio verso la Germania, perché se uno ha un fratello in Germania, che sta a fare in Italia? E quindi poi sono rimasti in accoglienza 70.000. Ma sapete che nel 2013 94.000 italiani sono andati all'estero? Quindi c'è una sorta di flussi che naturali. Non so se le conoscete qualche parente. No, dimentichiamo che anche noi, cioè i nonni, i bisnonni, ecco, andavano altrove, no? Per cercare lavoro, ecco, per dare un volto a una speranza, come diceva prima la dottoressa Fiammetta. E queste le conoscete, non c'è bisogno che ve la legga tutto. È il rapporto del 1912 dell'ispettorato americano, cosa si diceva degli italiani in America. Dicono che hanno detto di noi che non amiamo l'acqua, che puzziamo perché teniamo lo stesso vestito per molte settimane, che chiediamo l'elemosina, facciamo molti figli e che siamo dediti al furto, violenti, facciamo violenze quando le donne, quando tornano dal lavoro, gli italiani violentavano le donne americane. Sembra la storia di oggi, eh? E quindi dice, alla fine i nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere e non hanno saputo selezionare tra coloro che vengono per lavorare e quelli che pensano di venire a rubare qui. Questa, ripeto, non l'hanno detto gli americani nel 1912, e sicuramente, e io faccio questo nelle scuole, e dopo che leggo tutta quella pappardella, dico ai ragazzi, a chi stavate pensando? E quelli mi dicono, i rumeni, i marocchini, i cinesi, gli zingari, e poi tutti rimangono a bocca aperta, quando dico, vedi che questo dicevano dei nostri nonni, bisnonni, non è vero, allora come non è vero? E forse allora le stesse cose che noi diciamo degli stranieri, forse sono in qualche modo non precise, forse siamo in qualche modo infestati da cattiva informazione che ci viene propinata dalle 3 del pomeriggio alle 11 di sera. E mi piace pensare, Francesco Forgione, Padre Pio, no? E quando io sono stato ordinato sacerdote, tra i banchi c'era mia mamma e mio padre. Quando Padre Pio è stato ordinato sacerdote c'era solo sua mamma, suo padre era ancora in America a lavorare per mandare i soldi a casa, perché Francesco Forgione aveva detto da bambino, voglio diventare sacerdote, e l'unica soluzione per farlo studiare era andare in America a lavorare, e non penso che zi Grazio, così lo chiamava, ecco, facesse quelle cose brutte di cui sopra. Allora, chi c'è poi in Italia? Ecco,
certamente molti rumeni, albanesi, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine, Moldova, India, Bangladesh, Perù. Attenzione, noi abbiamo l'impressione che la maggior parte sono africani. E non è così, è una percezione errata, perché vai magari a un semaforo, trovi quello di colore, e vai all'Ipercoppa Foggia e trovi magari quello che chiede l'elemosina, ma non è così, è una percezione errata. Attenzione, vedete le nazionalità? La metà sono donne e da queste nazioni vengono le badanti. Attenzione alle badanti, noi abbiamo a Foggia un progetto con le ACLI che facciamo intermediazione lavorativa per golf e badanti. Abbiamo tante famiglie che ci chiedono le badanti H24, ma abbiamo l'offerta di lavoro, non abbiamo le badanti da mandare, perché c'è molta richiesta di assistenza di anziani, ma non abbiamo le badanti. E attenzione, vedete a sinistra, ecco, l'età media degli italiani, no? La maggior parte degli italiani sono ultra 65 anni, poi c'è una buona fascia in età lavorativa e pochi minori, perché le donne hanno un tasso di fecondità di 1,29, fanno un figlio e una gamba. Allora, invece le donne straniere sono più feconde, fanno due figli e qualche cosa. Chi viene in Italia viene la maggior parte gente in età lavorativa, poi ci sono dei minori e pochissimi anziani. Quindi chi entra in Italia, chi viene in Italia, viene a fare forza lavoro, viene a darci una mano in alcuni lavori e soprattutto in Italia, tra quelli che muoiono e quelli che nascono, c'è pareggio grazie ai figli di immigrati, che noi continuiamo a chiamare extracomunitario. Ma quello ti risponde in dialetto lucerino o in dialetto foggiano: io sono Foggia, io sono di Lucera. Ma noi chiamiamo extracomunitario perché in Italia esiste lo ius sanguinis, solo se uno dei due genitori è italiano, sei italiano anche tu, altrimenti sei straniero. Noi a casa abbiamo quasi adottato mia sorella, un bambino del Senegal, si chiama Ibrahim, che ha fatto anche nella recita l'angioletto, tutto bello di nero nero, col sorriso bianco, l'angioletto del presepe. Tu lo chiami per lo Stato italiano, lui è extracomunitario, ma lui il Senegal non c'è mai stato, conosce solo Foggia. E poi dove sono gli stranieri che arrivano in Italia? Da qualsiasi parte entrano, dal nord, dal sud, destra e sinistra, chiunque arriva poi si sposta. La maggior parte al nord, 60%, 25% al centro, 14% al sud. Se chi entra, l'intenzione, la speranza di chi entra è quella di spostarsi al nord, vuol dire che uno viene per cercare di lavorare. Perché se voleva il sole, noi ne avevamo tanto e dovevano stare più al sud che al nord. E noi molte volte pensiamo che in Puglia siamo pieni di immigrati, ma ne abbiamo pochissimi, ci dispiace, solo il 2%. Poi ecco, chi entra, ecco, la metà sono europee, perché con l'apertura delle frontiere c'era libera circolazione, la metà sono europei, 21% africani, 16% asiatici e poi c'è America e Oceania. Attenzione, quindi, se la metà sono europei, molti condividono anche la mia stessa fede, sono magari cristiani anche ortodossi, di chiesa ortodossa, quindi abbiamo in comune la stessa fede e magari li guardiamo anche male. Ma anche gli africani, il 21% sono africani, molti vengono da paesi dove sono cristiani evangelici, ma attraversando la Libia sono stati confessori della fede, perché nelle carceri libiche, vedete un documentario che si chiama Come un uomo sulla terra, dove i migranti raccontano il viaggio e passando dalla Libia, nelle carceri libiche, molte volte quando scoprono che hanno la croce al collo, gli dicono: togli la croce e schiacciala. E quelli dicono: magari io cristiano sono e cristiano voglio morire. Magari io avrei fatto il contrario, perché magari c'ho poca fede, quindi io rischio di incontrare al semaforo uno che ha una fede più grande della mia, perché magari ha avuto il coraggio di non rinnegare Gesù Cristo. Molte volte la domanda, i problemi cadono sempre sui soldi. Quanto ci costano gli immigrati? Dato che qua già ci stanno pochi soldi per noi italiani, ma pure i soldi appresso agli immigrati. Secondo la Banca d'Italia, lo Stato italiano spende per gli immigrati, per i centri di accoglienza, sanità, scuola e quant'altro, 12,6 miliardi di euro e ne incassa 16,5. Quindi, senza essere scienziati di matematica, c'è un guadagno di quasi 4 miliardi di euro. Loro partecipano per la produzione del prodotto interno lordo dell'Italia dell'8,8%, quindi sono produttori di ricchezze. Molti di loro, ecco, naturalmente lavorano
al nord in Italia, ma molti di loro hanno addirittura anche imprese, hanno il coraggio di aprire imprese in un momento di crisi, e lo sappiamo bene quando magari il primo cliente è quello che ti chiede la tangente, il pizzo. Quando ci fu la famosa rivolta a Rosarno per le arance, lì la rivolta non è quella che abbiamo ascoltato noi nei telegiornali, quella hanno avuto il coraggio di fare la rivolta contro il pizzo che le avevano imposto la criminalità del posto. Allora ecco, molti hanno il coraggio di aprire anche imprese, e poi soprattutto fanno quei lavori che è difficile che ne facciamo, di sera, di notte, di domenica, e pensate anche al lavoro di badanti. Quando dico ai ragazzi, quando il sabato sera mangiate la pizza al pomodoro, i pomodori li hanno raccolti gli immigrati sui campi della Capitanata a 3 euro a cassone, un cassone sono 300 kg di pomodoro. Dico ai ragazzi, tu quando vuoi essere pagato per raccogliere 300 kg di pomodoro sotto 40 gradi ad agosto? Mi devono dare almeno 200 euro, 300 euro, no, mi dispiace, qui danno 3 euro a cassone. E lo fanno perché devono alimentare una speranza di mandare i soldi a casa. Attenzione, le rimesse, che non è l'effetto dell'influenza, le rimesse sono ciò che gli stranieri guadagnando mandano a casa loro. Ma magari dormono in condizioni inumane, il ghetto di Rignano, no, non posso dire Rignano se qualcuno si offende, il gran ghetto che c'è vicino in una strada, così nel lago di Foggia, ecco, è indicibile come vivono lì le persone. Io l'ho visitato, me l'avevano spiegato, ma quando l'ho visto ho detto, è indicibile. E te ne vai via perché pensi e vedi che i poveri in Africa non vivono in quelle condizioni, ma uno vive in quel modo pur di risparmiare il più possibile e mandare i soldi a casa, perché i soldi che mandano a casa è, diciamo, un volume molto alto rispetto ai soldi destinati per la cooperazione. Per farla semplice, molte volte diciamo, perché non li aiutiamo a casa loro? Investiamo i soldi nella cooperazione, cioè facciamo qualcosa a casa loro. Ma i soldi sono così pochi rispetto a quelli che loro riescono a mandare a casa loro lavorando di persona, e quasi per dirci che se aspetto a te che mi aiuti a casa mia, io voglio di morire di fame, vengo, lavoro e mando io i soldi alla mia famiglia, perché noi, insomma, non ce la facciamo a far questo. Poi ecco, molti sono anche studenti, vanno a scuola, si integrano abbastanza. Vado veloce perché non voglio annoiarvi. Ecco, uno dei temi anche importanti che riprende anche il dossier è la criminalità. Sembra che tutti gli immigrati che arrivano in Italia sono dei grandi criminali. Così non è, così non è. È vero che nelle carceri c'è una percentuale un po' troppo alta di immigrati, no? Però è anche vero che gli immigrati non possono beneficiare di quelle misure alternative che beneficiano gli italiani, per esempio gli arresti domiciliari. E dove fanno a fare gli arresti domiciliari se era senza fissa dimora o dormiva in carcere o faceva altro? E poi soprattutto sono quelli che in qualche modo vengono reclutati, perché qui entriamo in altri argomenti, non è facile essere regolare, per avere un permesso di soggiorno ti fanno sudare 1000 camicie, non 7, allora poi uno c'ha casa sua che dicono, guarda, tua moglie sta male, tuo figlio sta in ospedale, qui non abbiamo niente da mangiare, c'è quello che dice, guarda, se mi fai questo servizio ti do 100 euro subito, perché molte volte sono in carcere per i reati, quelli di manovalanza e più remunerativi, ma più visibili, furto di cavo di rame. No? Chi ci va a mettere le mani, lo sciocco ci va a mettere le mani sui cavi di alta tensione? Il rumeno, no? Ma secondo voi fanno sparire tonnellate di cavi di rame la società foggiana, la comunità foggiana, quella che chiamano la Sacra Corona Unita, fa sparire tir di rame così nel nulla? Avete visto quel servizio alle Iene, quando una volta uno tentò di vendere il pane in strada, il pane cucinato nei forni a legna, dove era scoperto che la legna molte volte era le casse dei morti? Gliel'hanno vietato perché la criminalità del posto controlla il territorio, non puoi vendere il pane, non sei affiliato. Immaginate se fanno sparire tir di rame così nel nulla. E la criminalità del posto gestisce i traffici, e poi lo scemo da mettere le mani sul cavo, da spacciare, il piccolo spacciatore è sempre il piccolo pollo che trovano disponibile per qualche euro. Poi naturalmente nelle carceri vanno secondo la, in qualche modo, la presenza, se ci sono più rumeni in Italia, è normale che poi nelle carceri troviamo le stesse proporzioni. Ecco, i reati sono quelli legati alla prostituzione, la droga e reati contro la pubblica amministrazione.
E prima già citato la percentuale sui territori, Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Batte e Brindisi, però vorrei dedicare, se permettete, un piccolo, ecco, mi voglio soffermare su uno spaccato, perché noi molte volte quando sentiamo parlare del fenomeno migratorio sentiamo solo l'ultima parte del dramma, lo sbarco. Innanzitutto sono viaggi lunghissimi, nessuno viene a fare la vacanza in Italia, sono viaggi lunghissimi e molti muoiono per strada. Per strada subiscono torture, violenze, discriminazioni, ci dicevano i soccorritori a Lampedusa che molte volte le donne arrivavano incinta tutto lo stesso mese, non è che sono messi d'accordo. E in carceri libiche gli uomini venivano separati dalle donne e le donne violentate dalla polizia libica. E questa è una foto che ho scattata sull'isola di Lampedusa, no? Un bel tramonto, perché per molti la speranza, il tramonto, ecco, la speranza finisce, ecco, col tramonto della vita. Qui al cimitero di Lampedusa, quando c'erano ancora 82 corpi, no? Il custode faceva la buca e seppelliva i corpi che trovava. Io penso sempre alla mamma e il papà di quel giovane che l'ha visto partire e dice: chissà, mio figlio sarà ancora in viaggio. Si è arrivato, sì che è arrivato, però è arrivato morto. Vedete, c'è una croce, non c'è né un nome né un cognome. Questa è una foto che ho scattata tra due lapidi, c'è soltanto scritto extracomunitaria 7 giugno 2008, che è una donna, il giorno del ritrovamento, e il custode non sa che extracomunitaria si scrive senza la S, però va bene così. E il mare Mediterraneo è diventato una tomba liquida, molte persone vogliono il mare, no? Secondo le ultime stime forse 3.500 persone sono annegate, è diventata una sorta di tomba liquida. Perché? Perché non è possibile avere dei canali ordinari, legali, per entrare in Italia. Per entrare in Europa non ci sono i canali ordinari, legali. O ti affidi alla criminalità del posto e quindi paghi i trafficanti che ti sfruttano e tu muori su quelle carcasse che galleggiano, forse, oppure devi chissà cosa fare per cercare di arrivare in modo regolare. E ne abbiamo avuto un esempio lo scorso anno. Da noi hanno investito, un ragazzo foggiano guidando, ha investito un nostro ospite ghanese, è morto, non ha fatto notizie, è morto il 17 dicembre, una settimana prima di Natale, nessuno ha detto sul giornale, perché se l'italiano uccide uno straniero non è problema, il problema è al contrario, se avesse il ghanese investito l'italiano per 10 giorni e fino all'Epifania avremmo avuto la stessa notizia sui giornali. Beh, questo ragazzo è morto, questo ragazzo ghanese, era molto bravo, è stato il congelatore, così, e abbiamo informato, trovato in parenti, una sorella, un fratello che erano a Modena a lavorare, la moglie e i figli in Ghana. Allora abbiamo chiesto, la moglie voleva venire qui per i funerali, allora abbiamo mandato all'ambasciata tutta la documentazione che lui è morto, che la moglie sta lì, che facevano da garante per la fideiussione, i soldi avanti, l'alloggio, si sarebbero presi carico loro di accogliere la moglie per i giorni di permesso per il funerale. Alla fine, dopo tutta la documentazione, non ci hanno dato il visto alla moglie per far venire la moglie in Italia per il funerale del marito. Quindi alla fine l'unico modo per entrare è quello irregolare. Vedete, solo la disperazione può portare persone a rischiare la propria vita e quella altrui, perché quando si vede una donna che arriva e partorisce, vuol dire che è una donna che ha 9 mesi di gravidanza, col bambino nel pancione, ecco, si è messa su un barcone, ma quale donna è così sciagurata da rischiare la propria vita e quella altrui? E quella donna che deve dire: o muoio qui, io e mio figlio, oppure provo a fare questo viaggio. Quindi le domande ricorrenti, no? Perché non vengono qui, perché non se ne stanno a casa loro? Sappiate che ci sono nel mondo 40 guerre e la gente fugge dalle guerre. I siriani li avevate mai visti prima in Europa? No, infatti la Germania mica è stata sciocca, la Merkel, da aprire ai siriani, sono altamente professionalizzati e quindi era tutta manodopera qualificata. Se c'è la guerra la gente scappa, quando Foggia veniva bombardata, o Lucera, non so, la gente scappava, mia madre era a Castelluccio, mio padre a Biccari, perché la gente scappa, non vuole morire. Poi c'è la gente che muore di fame mentre noi il cibo lo buttiamo nei bidoni, c'è la gente che non ha l'acqua potabile perché poi magari beve quest'acqua, queste non sono scene di film, ma è qualcosa di reale. E quei bidoni che vedete, li abbiamo qui al ghetto.
Perché molte volte succede che i migranti, andando a lavorare 12 ore nelle campagne, devono portarsi mica la bottiglietta d'acqua piccolina, hanno bisogno di acqua per bere e per anche lavarsi, perché sotto i 40 gradi raccogliere i pomodori è difficile, qualcuno ci lascia la pelle. Allora i bidoni grandi, e abbiamo visto che molti di loro avevano poi problemi intestinali di intossicazione al pronto soccorso, perché utilizzavano per prendere l'acqua i bidoni che trovavano vuoti dei pesticidi. Infatti stiamo con il progetto Presidio sostituendo i bidoni. E poi la mancanza di istruzione, vedete quanto è bella questa insegnante, no? Che oggi è sorridente, che deve interrogare. Ecco, vedete la voglia di studiare, mi hanno disegnato le lezioni sulle pareti della scuola. Ecco, pur di studiare si fa questo e altro. E quello che diceva prima Don Erminio, una categoria nuova sono gli ecoprofughi, che non sono i profughi che vanno a metano, ma sono quelle persone che si sposteranno per motivi climatici. Allora ecco, non ci dobbiamo stupire del fenomeno migratorio, è un fenomeno naturale, concludo, e poi ci sono delle cause di forza maggiore: guerre, fame, sete, mancanza di salute, di istruzione e quant'altro. E la vita è uguale per tutti? Non è uguale per tutti, perché nei paesi poveri 47 anni l'età media, in Siria si è abbassata tantissimo, e nei paesi ricchi 80, 47-80 quasi il doppio. Io dico sempre che c'è in Danimarca, per l'aria che si respira, l'acqua che si beve, il cibo che si mangia, le cure sanitarie, si vivono fino a 80, fino a 150, sai quanti di noi andrebbero a vivere in Danimarca? Allora, ecco, andiamo avanti. Concludo con questo peschereccio che esce a pescare e poi invece trova un barcone in avaria, e questo uomo, vedete, con la tuta arancione salva le persone in mare, che per un periodo di tempo sembrava che salvare le vite in mare era diventato reato, e perché favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Vedete il film Terraferma con Beppe Fiorello. Non è un reato, ma il Vangelo, dice Gesù, vieni ti farò pescatore di uomini. Secondo me l'immigrazione è un segno dei tempi, perché poi ce lo ricorda Papa Francesco, ecco, saremo giudicati soltanto sull'amore, e sull'immigrazione ci giochiamo, a mio parere, la vita eterna. Grazie.